Napoli non con poche sofferenze ha vinto l'ennesima partita, purtroppo siamo ancora a più 5 dall'Atletico in attesa di Atletico Trap che si giocherà fra pochissimo. La parola a mister Claudio Capitello. Vabbè, ve la dico, è stata una bella partita, anche perché ormai sono tutte finali, vi dico la verità, e quelli contro di noi sembrano dei leoni, forse caricati da qualche promessa, ma diciamo che questa era una delle squadre meno preparate fino adesso che ho visto. C'era qualche elemento addirittura che non può mettere nemmeno gli scarpini per entrare nel campo, quindi vi dico tutto. Poi forse qualche amico caro, presidente di qualche altra squadra, ha caricato questi qua e ci volevano mangiare, però il piatto finisce presto. Ecco, li vedi? Le partite bisogna giocare dalla prima all'ultimo, quindi è giusto che si onori il campionato, non è brutto togliersi davanti. No, ma allora quello che dicevo non è togliersi davanti, però il piatto è unico, quindi che mangiano di più siamo noi. Capite? Il resto, le briciole, le lasciamo a loro, è stato un piacere. Non per niente siete la prima della classe. Lo so. La parola anche al supporter del Napoli, ormai è diventato la mascotte principale. Prima di fare l'intervista voglio vedere il documento che certifichi che può entrare in campo, vediamo un po' se è tutto regolare. Sì, Pacifico Giovanni, diamo la firma. Pacifico Giovanni, quindi può... è un tesserato del Napoli, può quindi entrare in campo. Una parola su questo Napoli, su questa ennesima vittoria, ormai manca poco al titolo. Siamo più forti e non ci fermerà più nessuno. Altre due partite, temete un passo falso in queste ultime due sfide? No, mai. Dobbiamo solo vincere perché l'ultimo è tutto, c'è la sorpresa per tutti. Dove la prossima ci vede contro i campioni d'Europa in carica, c'è anche lo striscione in campo, non so se l'ha visto, perché ieri hanno battuto il classico l'Inter. Teme i campioni d'Europa? È in bocca al lupo anche i ragazzi. Potrà la squadra di Matteo Di Morti di Valenza potrà dare fastidio alla corazzata Napoli? No, poco. Poco. Lei ci sarà? Sì. Mi raccomando sempre la carta di Ok, ci sono. Un'ultima parola ai suoi giocatori? Siamo i più forti. Grazie a mister Gavino, tutti ci carichiamo la squadra di più. Luigi Giovino ha chiamato più volte, una parola anche a lui che da lontano mi segue vincita. Diciamo che Ciccino va a prenotare perché cerca il lavoro e speriamo che venga presto. Lo aspettiamo, ringraziamo il supporter del Napoli, la mascotte. Adesso Atletico Trabzon Sport, ancora 15ª giornata. Siamo ancora qui alla Maracanã, è appena terminata Atletico Madrid Trabzonspor, è finita con un pareggio che forse decide il campionato,
ormai l'Atletico è a 4 punti di distanza dal Napoli, a 2 partite dalla fine, sembra ormai tutto scritto, ma c'è qui il migliore in campo, Giovanni Scintilla, che ancora una volta ha dato l'anima per l'Atletico, nonostante non faccia parte della lista dell'Atletico, perché lui è l'ex del Jack, ancora una volta una grande prova dell'ex del Jack, questa volta migliore in campo, meritatamente è arrivato anche questa soddisfazione, Scintilla. Beh sì, sto extra del Jack, mi faccio solo il mio mestiere e basta così. Mi dispiace per questo pareggio, però alla prossima speriamo che facciamo figure più belle di questa. Però questo è il mio mestiere, extra del Jack. È un mestiere, diciamo, a volte non è un po' criticato, perché comunque è un mestiere un po' scomodo, non tifi per nessuna squadra, devi tifare solo per la squadra che ti... metti in lista come extra, ma dai sempre il massimo con qualsiasi squadra hai giocato, tutti ti rivogliono, tutti ti cercano, fai davvero il tuo compito.